Mi chiamo Beatrice De Crescenzo, ho 20 anni e sono di Casteddelpiano. E di questa esperienza sinceramente non mi piace assolutamente niente. Quando è iniziata la quarantena ero ancora qua in Toscana, ero appena arrivata, solo che dovevo partire il giorno dopo per tornare a Roma il 10 marzo. Ma lunedì sera mentre facevo la valigia è uscito il decreto, quindi sono rimasta bloccata qua. Adesso le mie abitudini sono letteralmente cambiate. La prima cosa che faccio è fumarmi una sigaretta e bere il caffè. Mi addormento la mattina, ma riesco a svegliarmi un'ora prima per seguire le lezioni online. Non mi piace il fatto che non si possa avere relazioni sociali, non mi piace nemmeno vedere la luce del sole che entra dalla mia finestra perché viene voglia di trasgredire la legge della quarantena, quindi tengo sempre le persiane chiuse. Adesso non riesco più a fare niente, sto a letto, sto sempre al computer, non mi va nemmeno di pulire la camera. Quante volte l'ho pulito e mi sento cambiata, mi sento più negativa, ho paura di non poter più uscire da qui, essere bloccata qui tutto il tempo e mi fa sentire soffocata. Vorrei uscire di casa, vorrei riabbracciare gli amici, vorrei il contatto umano e non virtuale. La prima cosa che vorrei fare appena torneremo a essere liberi è stare fuori tutta la notte e non rientrare praticamente più a casa.